I signori della galassia, ci hanno fatto ascoltare Puoi sentirmi. Ecco, una volta questo genere musicale era soprattutto adoperato per i film di fantascienza, quando si parlava degli UFO. Oggi invece è un genere vero e proprio che incontra sempre di più il favore del pubblico e sono tanti ormai i complessi che lo hanno inserito proprio nel loro repertorio, per esempio i Kraft, i Rockets, gli Space e adesso anche i Signori della Galassia. Ed è abbastanza strano perché i Signori della Galassia hanno iniziato la loro carriera discografica almeno pubblicando un long play con tanti successi del passato, una specie di revival. Ma anche allora vi chiamavate i Signori della Galassia? Sì, è stata una preparazione a questo genere qui, a rimodernare i pezzi vecchi. Ecco, quindi in mente avevate già l'idea di fare della musica, diciamo così, astrale, da incontri ravvicinati, da guerre stellari. Ecco, questo è oggi possibile anche perché in studio o comunque certi strumenti elettronici permettono la creazione di certi effetti, di certe risonanze. Comunque, prima di parlare del vostro long play, io direi di salutare un nostro ospite, un nostro amico che è qui in questo nostro incontro musicale che serve proprio per conoscere un po' più da vicino nuovi personaggi, nuovi cantanti, nuovi gruppi, nuove canzoni. Ecco, io direi, prima di passare ad ascoltare la vostra musica, altre canzoni di questo long play astrale, quella dei Signori della Galassia, un brano l'abbiamo già ascoltato in apertura di questo nostro incontro musicale, che era Puoi sentirmi. Allora, musica elettronica, musica astrale, va bene? Non proprio elettronica, non mi va bene la definizione, scusami. No, correggimi pure. Perché questa qui vorrebbe essere una musica un pochettino più umana, difatti parla di situazioni umane, seguendo il discorso, sia musicale che anche del testo. Quindi un po' meno fredda di tutti quelli che quei pezzi che parlano di robot, astronavi, proprio freddamente elettronica. Ecco, non so, scusami, correggimi tu ancora una volta se è il caso, ma a questo genere musicale vi siete avvicinati, diciamo, facendo occhiolino al pubblico, dato che in questo momento questo tipo di musica incontra il favore del pubblico, oppure è una cosa che veramente hai sentito? Vorrei ricordarti che questo genere di musica andava già una quindicina di anni fa con Ennio Morricone, i primi esperimenti di musica elettronica, soltanto che a quei tempi erano pochi fortunati che potevano mettere le mani sugli strumenti elettronici, mentre adesso molti sono alla portata. Ecco, quindi grazie al progresso oggi è possibile che un gruppo qualsiasi possa entrare in una sala di incisione e inventare, creare questi nuovi suoni, queste nuove melodie. Allora, un brano l'abbiamo ascoltato, stiamo per concludere il nostro incontro musicale, c'è il tempo ancora però per ascoltare un'altra bella canzone, che tra l'altro so che le vostre canzoni, quelle che avete messo in modo particolare in questo long play dedicato a questa musica che tu non vuoi definire astrale, sono fra le più gettonate in questo momento, sono veramente molto ascoltate. Allora, il titolo lo vuoi scegliere tu? Sì, vorrei fare eseguire dal complesso Archaeopteryx. Archaeopteryx. Cos'è, il primo uccello, mi pare? No, esattamente, il primo uccello della preistoria, e questo pezzo descrive il volo di questo uccello preistorico. Il tentativo di librarsi nel cielo. Allora, signori, concludiamo questo nostro racconto, questo nostro incontro musicale con i Signori della Galassia.